siamo il consiglio comunale, sono il segretario, sono le 19 del minuto e do la parola al segretario comunale per l'appello. Sindaco Castiglione Leo, assente. Ceri Tommaso, assente. Cocciola Ilario, Coletti Tommaso, presente. De Iure Domenico, sì. Di Martino Remo, assente. Lisipio Nadia, Frattino Nicola, assente. Marino Patrizio, assente. Menicucci Luigi, assente. Montesbello Claudio, assente. Musa Franco, assente. Napoleone Giulio, assente. Scarlatto Alessandro, Schiazza Simonetta. Tucci Enzo, assente. Visto il numero dei presenti, la seduta non è valida ed è deserta. 7 presenti e 10 assenti. 7 presenti e 10 assenti, il numero minimo è 9, quindi la seduta è deserta. Faccio presente, siccome abbiamo convocato anche in seconda convocazione, per i presenti sia come rimodificata. Grazie. La seduta è sciolta. Consiglio comunale rinviato ad Ortona per mancanza del numero legale e rimandato dunque a venerdì 13 settembre. A causare il rinvio l'assenza dei tre consiglieri dissidenti del PD in seno alla maggioranza del sindaco d'Ottavio, Enzo Tucci, Claudio Montebello e Luigi Menicucci, oltre all'esponente di SEL Patrizio Marino, che già da qualche mese ha abbandonato la coalizione di maggioranza. Alla defezione dei quattro consiglieri si sono aggiunti anche tutti quelli di minoranza che hanno indotto la segretaria comunale a dichiarare nulla la seduta. Subito dopo, i consiglieri di minoranza hanno indetto una conferenza stampa per scagliarsi contro l'operato della maggioranza e per lanciare un allarme sulla stabilità amministrativa della città. Tommaso Ceri è il capogruppo di Uniti per Ortona, un gruppo di minoranza che ha tenuto una conferenza stampa insieme a Franco Musa e a Leo Castiglione per testimoniare un po' questo rinvio del consiglio comunale e, secondo il vostro punto di vista, l'incapacità a governare la città da parte dell'attuale maggioranza del sindaco d'Ottavio. È così? Ma è sicuramente così. Questa sera abbiamo avuto una pratica dimostrazione che vi è una manifesta incapacità ad amministrare la città. La città oramai è ferma da mesi, non ci sono delibere, non arrivano delibere, non si decide praticamente su nulla. Noi auspichiamo che il sindaco, con un senso di responsabilità che ancora gli riconosciamo, riconosca che effettivamente è stato il suo tentativo è miseramente fallito, ridesse la decisione alla città e facesse decidere alla città chi poi in effetti deve realmente amministrare. Leo Castiglione del gruppo Insieme per Cambiare all'interno del Consiglio Comunale di Ortona, anche lui ha da dire la sua circa questa notizia per certi versi clamorosa considerando il largo risultato elettorale dell'amministrazione del sindaco d'Ottavio. Certo, una città come Ortona non merita, non può meritare questa amministrazione. A soli 15 mesi dall'insediamento, una maggioranza già sfaldata, una maggioranza senza un'idea, senza una programmazione, una delusione per la città, una città che è avanti agli occhi di tutti, ma manca in tanti settori, una città sporca, una città che non ha promosso nessuna iniziativa sul turismo, sulla cultura in estate, che meritevole del nome della città.
città di Ortona, una città che a livello didattico ha perso tutte le presidenze delle scuole superiori, una città che manca soprattutto nel sociale, nell'erogazione dei servizi, perché è stato stravolto il piano sociale, un piano sociale che ormai da anni era fiore all'occhiello di questa città. Insomma, il cittadino ortonese è deluso da questa amministrazione, ma soprattutto è deluso dal sindaco D'Ottavio. Ottenere il 75% del consenso e ridare alla cittadinanza questa immagine, questa amministrazione, beh, non è degna di un sindaco di una città. Franco Musa, capogruppo consigliare del gruppo Città Nostra, e anche con lui chiediamo lumi su questo rinvio del consiglio comunale. Certamente, noi siamo opposizione, da opposizione ci comportiamo. Il numero legale la maggioranza non ce l'aveva e quindi è una presa di coscienza che loro debbono assolutamente ammettere. Noi entriamo in Consiglio Comunale venerdì sera, analizzeremo tutte le proposte di delibere e voteremo secondo scienza e coscienza, così come facciamo da sempre. Se la maggioranza ha un problema lo deve risolvere lei, non lo possiamo risolvere noi, anche perché la cittadinanza dà il 75% dei voti a questi signori che hanno una crisi politica tremenda, ma ce n'hanno una ancora più grave per questa città, che è amministrativa, cioè non riescono ad amministrare. Questo sta sotto gli occhi di tutti, oramai siamo arrivati a delle condizioni inaccettabili e noi con questa azione vogliamo mettere il dito nella piaga e far capire agli ortonesi che questa amministrazione non può andare avanti.